Sì, dallo sconfitto al vincente. Tra l'altro, mister, io le regalo solo per un attimo un auricolare, perché in studio ci sono Marco Dontodonati e Massimo Profeta. Ovviamente faccio partecipare anche loro, se lei vuole alla discussione. Con mister Evangelisti, dicevo, puoi controbattere alla tattica, alla tecnica di una squadra, ma se hai Vanegas dall'altra parte è complicato. Sì, sì, ha fatto due colpi, tra l'altro non è una delle sue più belle partite. Però lui c'ha questi colpi, è un giocatore fantastico, per la categoria, per noi è un valore aggiunto anche nei momenti di difficoltà. Sai che il colpo te lo può tirare fuori e questa è una buona risorsa per noi. Mister, le gare infrasettimanali regalano spesso anche brutte sorprese. S'aspettava questa prestazione nel primo tempo, l'ho detto anche in diretta personalmente, ma tanti altri anche si sono annoiati. Ma io non ho voglia di fare polemiche, perché abbiamo vinto. Io ripeto, sì, è vero, non abbiamo giocato bene, ma io l'altra sera vedevo la Juventus e mi ero annoiato anche lì. Insomma, noi siamo in una categoria, secondo me, da questi ragazzi si pretende lo spettacolo, si pretende l'impegno, e non è sempre facile, perché ci sono gli avversari che poi, tra l'altro, qui all'Aquila, ma anche fuori, molte volte si chiudono e ti ripartono in contropiede, perciò non è facile, ripeto. Però io penso solo che questo gruppo qui deve essere aiutato, come fanno i 100 della curva, e perché siamo agli inizi. Ripeto, è una pressione che non mi piace, è una cosa che non condivido assolutissimamente, questa richiesta di risultati, spettacolo, vittorie oltre domeniche. Insomma, questo è un gruppo che sta lavorando benissimo, che sta crescendo, alterna cose buone e meno buone. Oggi ne abbiamo fatte forse più meno buone che buone, però non molla mai, e oggi è stato premiato. Sono veramente felice per i ragazzi, perché lo meritano per come lavorano. Conta sempre vince, io sono d'accordo con te, mister, ti do tu col massimo rispetto. Allora, possiamo parlare più di atteggiamento non all'altezza nel primo tempo? No, abbiamo fatto molti errori tecnici, e quando sbagli anche le cose più semplici. Massimo, il calcio non è così complicato come vogliono raccontarcelo, eh? Perché se tu sbagli i passaggi, logicamente ti innervosisci, perché da altre parti sono squadre, perché qui sembra veramente che gioca solo l'Aquila. Oggi l'Avezzano doveva prendere 7 gol a San Benedetto, ha vinto. È un campionato livellatissimo, con squadre forti, perché il Notaresco è allenato da un ragazzo che ho allenato tanti anni fa, era ben messa in campo, poi ti ripartono in contropiede. Insomma, non è sempre facile, questo non è un attenuante che noi dobbiamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo, perché il secondo tempo, secondo me, quelli che sono entrati hanno dato anche qualcosa in più, e ho visto un bel atteggiamento.